Il Vangelo dell'infanzia, raccontato da San Luca, mette in evidenza l'opera del Vangelo. La rivelazione di Gesù coinvolge le persone che accolgono l'annuncio e lo trasmettono ad altri. È l'esperienza che ha vissuto in persona l'Evangelista Luca. È quello che egli descrive a proposito di Maria, che ha accolto la parola e ha portato la parola a Elisabetta. Lo descrive a proposito dei pastori che hanno ricevuto l'Evangelo della nascita del Cristo Signore Salvatore e dopo aver verificato che le cose stanno proprio così, annunciano ad altri quello che loro stessi hanno scoperto. Quando furono compiuti gli otto giorni dalla nascita, il bambino venne circonciso e gli fu dato nome Gesù. Così era stato chiamato dall'angelo. Il nome significa Dio salva il Signore interviene a salvare il suo popolo. Quando furono compiuti i 40 giorni prescritti dalla legge, il bambino viene riscattato. L'altro episodio che Luca narra è la presentazione al Tempio, che coincide però con il rito della purificazione della madre, che avveniva 40 giorni dopo il parto, e il riscatto del figlio primogenito. Di fatto però Luca non racconta questo rituale giudaico. Dopo aver detto che Giuseppe e Maria vanno al Tempio per compiere questi riti, racconta dell'altro. Racconta l'incontro con un uomo, di nome Simeone, una figura simbolica legata all'ambiente dei poveri del Signore, vicino a Zaccaria e a Elisabetta. Simeone è uno che attende la redenzione. Ha ricevuto dallo Spirito la promessa che non sarebbe morto senza aver visto la presenza del Messia. E quel giorno, casualmente, eh? no, mosso dallo Spirito, si reca nel Tempio e riconosce Gesù. Immaginate la scena. Siamo sulla spianata del Tempio, una grande, immensa piazza affollatissima. In mezzo a tutta la gente che va e che viene, ci sono queste due persone, una giovane coppia, con un fagottino in braccio. Quest'uomo, anziano, il testo non lo dice, ma tutto lascia intendere che fosse vecchio, Simeone, in mezzo alla folla, individua quelle due persone e in quel bambino, in braccio alla madre, riconosce il Messia. Luca mette in bocca al vecchio Simeone un altro cantico, un altro testo della comunità giudeo-cristiana. Ora lascia, o oh Signore, che il tuo servo vada in pace. Ora puoi lasciare che io vada in pace perché la tua promessa si è compiuta. I miei occhi hanno visto la tua salvezza. Si adopera un termine particolare: term, Soterion non è il generico soteria molto più frequente. Questo è il neutro per indicare il fatto concreto operato da Dio per salvare il suo popolo. I miei occhi hanno visto l'evento della salvezza che tu hai preparato davanti a tutti i popoli. È una luce per l'Apocalisse delle genti. Traduciamo Apocalisse traduciamo con rivelazione. Questo bambino è una luce che rivela le nazioni, che toglie il velo dagli occhi delle nazioni, cioè tutti gli altri popoli. Questo bambino è la gloria di Israele, suo popolo. Dicevo che il vecchio Simeone è una figura simbolica perché incarna in sé il vecchio Israele è il popolo di Dio che va incontro al suo Signore e nel Tempio lo riconosce e lo incontra e passa la mano a tutte le genti. Il vecchio Israele riconosce in Gesù la gloria e la luce e non lo tiene per sé ma riconosce che questo bambino illumina, rivela Dio a tutti i popoli. Come il vecchio Zaccaria recupera la voce alla nascita del figlio che sarà la voce per preparare la parola, così il vecchio Simeone, che non è sacerdote, che non compie nessun rito su Gesù, ma semplicemente lo riconosce, apre a tutte le genti la prospettiva della salvezza. E anche a Maria la madre rivela la presenza importante di questo bambino, come Elisabetta aveva detto a Maria che aspettava un figlio e che quel bambino è il Signore. Così adesso Simeone spiega a Maria qualche altro particolare. Questo bambino è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. È un segno antilegomeno, un segno di contraddizione, di cui si può well dire bene e male, una cosa e il suo contrario. Questo bambino... Servirà per far venire fuori i pensieri di molti cuori. E anche a te, annuncia Simeone a Maria, la spada della parola di Dio trapasserà l'anima. Avere accolto la parola non ti lascerà immune da un coinvolgimento effettivo e anche da una sofferenza grande. Avere accolto il progetto di Dio ti coinvolge pienamente in questa storia. Il padre e la madre di Gesù si meravigliano delle cose che vengono dette. È probabile che in un primo momento Maria si sia spaventata vedendo questa persona che si avvicina e le prende il bambino dalle braccia. Che cosa vuole? vuole lodare il Signore. Che cosa ha visto in questo bambino? Glielo dice, la rivelazione di Dio per tutte le genti. E all'uomo Simeone si affianca una donna, Anna, viene qualificata come una profetessa, rimasta vedova giovane e ora, 84enne, si dice che vive nel Tempio giorno e notte senza mai allontanarsi. Deve essere un personaggio simile a un clochard, una donna che vive nel Tempio, non ha la casa nel Tempio, vuol dire che dorme sotto i portici. È una figura strana. È una donna povera, probabilmente una mendicante, ma saggia lungimirante che sa vedere oltre quello che gli altri vedono. Aspetta la consolazione di Israele e riconosce in quel bambino l'atteso delle genti e ne parla. Ancora una volta Luca insiste su questa dimensione del Vangelo annunciato. Anna Parla a tutti quelli che incontra del bambino, del senso di quel bambino. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, nella loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Un versetto di transizione serve a Luca per presentare la normalità della vita. Tutto riprende in modo normale e il bambino cresce in un ambiente sperduto nel villaggio di Nazareth. Il racconto riprende 12 anni dopo. Quando il bambino diventa grande, a 12 anni è maggiorenne, secondo il diritto canonico giudaico, diventa bar mitzvah, cioè figlio del precetto, i genitori possono ritornare a Gerusalemme nel pellegrinaggio pasquale. Era previsto che eh, i pi giudei andassero a Gerusalemme almeno una volta all'anno in una delle feste di pellegrinaggio, Pasqua, Pentecoste e le capanne. Soprattutto Pasqua poteva essere una buona occasione per il pellegrinaggio al Tempio. E non essendoci più andati perché il bambino era piccolo, quando compie i dodici anni vanno con tutta la carovana dei pellegrini nella città santa. Anche questo episodio viene narrato da Luca con un intento teologico importante, non è semplicemente un aneddoto di cronaca, è uno squarcio sui trent'anni della vita non documentata di Gesù, nel momento in cui diventa maggiorenne e compie il rito che lo costituisce figlio del precetto. Gesù prende consapevolezza della propria persona, della propria vocazione, della missione che il Signore si aspetta da Lui. Il padre Giuseppe gli consegna il rotolo della legge e gli dice sostanzialmente sei grande, adesso sei responsabile, devi mettere in pratica la legge di Dio. Quando è finita la festa e tornano al paese, il bambino rimane a Gerusalemme. La carovana è di persone note e per una giornata di cammino i genitori non si accorgono dell'assenza di Gesù. Quando alla sera lo cercano non lo trovano, ma hanno già fatto una giornata di cammino lontano da Gerusalemme. Non possono ritornare alla sera. Il mattino seguente ripartono e tornano indietro, ma in una giornata arrivano a Gerusalemme, è tardi e quindi non possono cercarlo. Il terzo giorno, mettendosi alla ricerca di Gesù, lo trovano nel Tempio. Era rimasto lì, in mezzo ai dottori. Uh, immaginiamo questo ragazzo intelligente, molto interessato alle questioni religiose ha trovato nel tempio dei grandi professori che spiegavano la scrittura in modo splendido era abituato ad andare in sinagoga a Nazareth un villaggio e il predicatore della sinagoga di Nazareth doveva essere un poveruomo che sapeva poche cose diceva il minimo indispensabile chissà quante domande aveva quel ragazzo intelligente ricercatore a Gerusalemme ha trovato delle persone competenti, capaci di dare risposte alle sue grandi domande. Ed erano meravigliati questi scribi esperti di trovare un ragazzo così intelligente, capace di fare domande così profonde. Non confondiamo con uno schema che mette Gesù seduto in cattedra mentre i dottori imparano. È un ragazzo molto dotato che eh, si interessa e pone degli interrogativi seri agli scribi. Tre giorni dura la perdita di Gesù. Siamo in un contesto di festa pasquale. Quando lo ritrovano, la madre gli fa una domanda che ha un tono di rimprovero, molto delicato. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. E Gesù le risponde in un modo strano. Perché mi cercavate? Come starebbe a dire perché ti cercavamo? È la cosa più logica di questo mondo che dei genitori, avendo perso il figlio, fossero angosciati e lo cercassero. Ma dietro questo dialogo dobbiamo comprendere un intento teologico del narratore. La domanda che fa Maria è la domanda della comunità cristiana a Pasqua, nella Pasqua futura, quella della morte di Gesù che per tre giorni scompare. È perduto la domanda è perché hai fatto questo perché la salvezza passa attraverso la morte ti rendi conto l'angoscia che abbiamo vissuto noi nella tua perdita e la risposta di Gesù è una controdomanda ma perché siete angosciati non sapete che bisogna io stia nelle cose del Padre mio. È quello che Giuseppe mi ha detto, devi occuparti delle cose di Dio. E io l'ho fatto. Maria lo ha chiamato tuo Padre e io ti cercavamo. Gesù dice, io devo stare nella casa e occuparmi delle cose del Padre mio. Gesù rivela di sapere che Giuseppe non è suo padre. Non è un'offesa, ma è un indizio della sua coscienza, della sua consapevolezza. Luca in questo modo vuole presentarci come fin dall'inizio Gesù sia consapevole della sua natura e della sua missione. Questo non significa che sapesse tutto da subito. Essendo un vero un uomo, è maturato, è cresciuto. Ed è cresciuto anche nella consapevolezza di sé. Non sapremmo dire come noi siamo diventati consapevoli di noi stessi, quando abbiamo capito il senso della nostra vita. Ma chi di noi potrebbe dirlo così chiaramente? E pretendiamo di dirlo di una persona unica come Gesù? Non sa tutto dall'inizio. Cresce in età, in sapienza e in grazia. Essendo vero uomo, cresce e comincia a capire. Ascolta la scrittura, la medita e cerca di comprenderla e chiede aiuto a chi ne sa di più per comprenderla meglio. E nel momento in cui per la prima volta arriva nello splendore del Tempio e incontra i maestri della legge, resta affascinato, rimane nelle cose di Dio suo Padre. Bisogna che io sia. È la stessa risposta che nel capitolo 24 viene data per tre volte ai discepoli il mattino di Pasqua. Il giorno di Pasqua, la sera di Pasqua. Alle donne. Eh, ricordate come vi aveva detto quando era ancora in Galilea, bisogna che succeda tutto questo. Ai discepoli di Emmaus Gesù ripete, tardi di cuore, non sapevate che bisogna passare attraverso questa situazione. E alla sera nel cenacolo di nuovo il risorto dice agli apostoli, non ve l'avevo detto. Bisognava che il Messia passasse attraverso queste sofferenze per arrivare alla vittoria. L'episodio dello smarrimento e del ritrovamento nel Tempio durante una festa di Pasqua è un anticipo teologico di quello che capiterà nella Pasqua di morte e risurrezione. E i genitori eh, incarnano la comunità che soffre per il dramma della perdita di Gesù e gioisce per l'incontro nuovo. Il senso centrale è che bisogna compiere il progetto di Dio. Gesù l'ha capito e lo fa. Maria e Giuseppe, modelli del discepolo, fanno altrettanto. I genitori non compresero quello che aveva detto loro e tuttavia la madre conserva queste cose e le medita. Un altro versetto di transizione chiude il racconto dell'infanzia. Scese dunque con loro e venne a Nazareth. E' Gerusalemme è in montagna 800 metri sul livello del mare e quindi anche se vanno a nord di fatto scendono verso Nazareth e Gesù stava loro sottomesso per un attimo a Gerusalemme Gesù ha cominciato a dare prova della sua coscienza divina ma ha continuato a rimanere sottomesso ai genitori. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Ecco l'atteggiamento corretto del discepolo. Una custodia fedele e costante è il cuore che medita la parola, non comprende, ma la medita e la custodisce. E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e agli uomini. E con questo versetto sintetico che presenta l'umanità di Gesù in crescita, Luca termina il Vangelo dell'infanzia. Subito dopo, al capitolo 3, inizia, in parallelo con gli altri sinottici, Marco e Matteo, il racconto della manifestazione pubblica a Israele, con il momento in cui Giovanni Battista, adulto trentenne, inizia la predicazione.